amici, benvenuti, ci vedete, siamo in macchina, stiamo guidando, guardate come siamo anche tutti elegantini, incravattati, vedete? Cravatta, io non ne ho cravatta. Vabbè, però siamo elegantini. Allora, stiamo andando ad un appuntamento molto importante, oggi una puntata tutta in esterna, un evento molto importante, allegro, ma anche di grande valore culturale, adesso capirete perché. Andiamo dritti a Pattada. E dopo questo breve viaggio in cui abbiamo anche assaporato questi bei paesaggi che stanno diventando ancora più belli adesso in primavera, siamo giunti a Pattada. Io volevo farvi vedere già dal primo pomeriggio quante macchine ci sono in prossimità del palazzetto dello sport in cui si svolgerà questo importante evento. Un evento in cui potremmo vedere tanti artisti interessanti, in particolare uno stilista molto importante di cui adesso vi parleremo, ma tutto parte da una iniziativa di beneficenza che si porta avanti già da qualche anno e che quest'anno è arrivata davvero al culmine dopo il successo dell'anno scorso. Adesso entriamo al palazzetto e capirete di che cosa stiamo parlando. Ed eccoci finalmente all'interno di questo grande e bello palazzetto dello sport qua a Pattada. Guardate, questa è l'organizzazione di questa sera. Vedete che è una cosa davvero fatta bene, davvero curata nei particolari. C'è già tantissima gente già dal pomeriggio. In questo momento si sta svolgendo il convegno sulla SLA, una malattia particolare di cui adesso vi parleremo, ed è questo il motivo di questo evento. Oggi è una serata di gioia, perché questa è una manifestazione di beneficenza, di solidarietà e di unione. In che senso? Perché? Perché è una serata di gioia, di festa, perché praticamente si fa per queste malattie di SLA che sono di Pattada, non solo, dei dintorni, perché purtroppo è una malattia che si sta diffondendo in modo importante nel nostro territorio, soprattutto nel nord di Sardegna, con molti casi, e quindi questa gente ha bisogno di noi. Allora, alle mie spalle in questo momento si sta svolgendo un importante convegno medico, perché poi tutto parte da qua, sulla malattia. Andiamo a capirne di più. Comunicare la diagnosi di SLA non è una banalità. Non gli stai dicendo a un malato che ha una broncopolmonite e quindi con una possibilità di guarire. Gli devi dire che cosa ha. Ma glielo devi dire anche con una certa delicatezza, glielo devi dire con umanità, non con una verità che fine a se stessa, ma devi guardare bene la persona che hai di fronte. Quindi devi dire la verità in base a quello che quel malato e la famiglia può percepire in quel momento. Allora, per capirne di più, io sono con la signora Teresa, che è qui in prima fila, che mi spiega, anche perché è direttamente interessata dalla malattia, che cos'è la SLA. La SLA è una malattia degenerativa che ti comporta tanti problemi. Lei ha suo marito interessato? Sì, sì. Ma come si è manifestato? È una cosa che si manifesta all'improvviso o ci si accorge piano piano? No, mio marito ha manifestato dalla voce. Dalla voce? Sì, sì. E ha cambiato il tono di voce. E da improvvisamente. Improvvisamente? Sì, sì. Cioè, ma da un giorno all'altro? Sì, sì. Gliel'hanno diagnosticata dopo 7 mesi. Perché non capivano. Anche perché non c'è tanta informazione ancora riguardo. No. Quale fosse il problema, anche noi non. Io non conoscevo questo tipo di malattia. Comunque.
presumo, perché noi viviamo in una famiglia normale, non è che possiamo essere informati di tutte le patologie, è ovvio che uno viene colto all'improvviso ed ecco perché servono questo tipo di manifestazioni, anche per far conoscere a coloro i quali non sono direttamente coinvolti che cos'è, come si può prevenire e che cosa si può fare, soprattutto a chi ci si può rivolgere, e ve lo diremo nel corso della puntata. Da quanto è che si è manifestata questa situazione? Mio marito è quasi 4 anni che soffre di questa malattia. La cosa è peggiorata? Molto. Possiamo dare una speranza? Voi vedete una speranza oppure ancora non sapete che no, cosa? No, non c'è niente. Speranza è zero. Io vi ammiro tanto, lo sa signora, perché riuscite comunque a essere carini, sorridenti, nonostante abbiate dei problemi che magari... Di essere così. Sì. Solo così puoi affrontare delle situazioni. Vero. Tanti auguri signora. Grazie. Allora, sono con Giuseppe Lo Giudice, che è il presidente dell'AISLA, dell'associazione italiana che si occupa dei malati di SLA. Quindi ovviamente lei in primis può darmi delle informazioni dettagliate su che cos'è questa patologia. Allora, intanto sono contento di essere da questa parte e non come sarei dovuto essere da quella parte, perché credo che innanzitutto gli malati di SLA abbiano bisogno di compagnia, di vivere fianco a fianco con gli operatori. Senza voler contestare chiaramente i colleghi che sono seduti lì sul palco, il problema è che c'è innanzitutto bisogno di una vita che scorra, perché la vita è sempre vita in qualsiasi circostanza e in qualsiasi modalità la si vive, e fondamentalmente mi pare che comunque in ogni caso stasera il più bel regalo che avremmo potuto fare agli ammalati SLA sarebbe stato fare un po' di silenzio, quel silenzio che stasera è mancato, perché c'è stato troppo chiasso, troppo rumore, troppo clamore. E invece avremmo potuto dare e regalare un minuto di silenzio, non alla memoria, ma all'attenzione degli ammalati SLA, perché purtroppo mi pare che ci facciamo prendere troppo la mano da tante cose, dimenticandoci che effettivamente il dolore, la sofferenza, la fatica dentro una malattia così devastante ha innanzitutto bisogno di essere ascoltata e non sentita. Stasera stiamo sentendo e non ascoltando il cuore delle persone. È vero, ha ragione in pieno. In questo momento probabilmente poche persone sono attente al dibattito. Assolutamente sì. Che presumo sia interessante, anche certo. Perché gli studi su questa malattia credo che siano l'unica cosa a cui potersi ancora affidare per poter sperare poi in un futuro. Sì, sono d'accordo, tenendo conto del fatto che la ricerca sta facendo in questi ultimi 2 anni passi da gigante. Però ancora c'è troppa disinformazione e la gente non sa effettivamente che cos'è la SLA. Siamo la terra più colpita in Italia. La Sardegna? Assolutamente sì, con una percentuale che è molto molto superiore rispetto alla media nazionale. Parliamo del 3 volte superiore alla media nazionale, quindi 300%. Quindi diciamo che praticamente abbiamo un numero di ammalati molto elevato, ma la cosa più preoccupante è che c'è ancora troppa disinformazione. Sono addirittura dei medici che non sanno neanche che cosa sia la patologia. Ma perché? Perché ancora questa disparità? Beh, posso dirle soltanto questo. Abbiamo degli ammalati di SLA che non appena viene diagnosticato il male si nascondono. C'è molta vergogna. Però posso dirle una cosa, non per interrompere, posso dire una cosa. È vero, probabilmente molti sono poco attenti al convegno dal punto di vista medico, ma questo, soprattutto con i mezzi di comunicazione, si può arrivare alla gente comune che magari non sente bene cosa dicono i medici, ma almeno si interessano a questo problema, partecipano anche se in modo indiretto a questa manifestazione e riescono a capire, ad imparare che cos'è la SLA. Certo. Come me, che fino adesso io non sapevo effettivamente cosa fosse. Certo, certo, sono perfettamente d'accordo.
Ovviamente chiediamo al primo cittadino di Patada, Mario De Iosso. E mi viene sempre difficile ricordare il suo cognome. Sicuramente orgoglioso di ospitare per il secondo anno questa grande iniziativa di beneficenza e non solo, come vedremo dopo. Certo, orgoglioso e soddisfatto soprattutto di questi ragazzi che si stanno occupando di questa manifestazione, che è una cosa molto impegnativa. Orgoglioso perché ci occupiamo di tante persone che stanno male. È orgoglioso perché la popolazione risponde per il secondo anno a iniziative di volontariato che servono soprattutto ad aiutare le persone che si trovano in situazioni particolari di disagio. È vero, perché ricordiamo, questa è un'iniziativa basata sull'opera di volontariato di tanti cittadini, di Patada e non solo, perché poi avete coinvolto anche Ozieri, comuni limitrofi. Sì, sì, è vero. Infatti coinvolge non solo Patada e non solo questi ragazzi, ma tante persone che volontariamente collaborano e aiutano alla realizzazione di questo evento, perché questo evento è un impegno grosso, gravoso per questi ragazzi e tutto il paese, ma non solo il paese, come dicevi bene tu, sta partecipando e sta aiutando a questa manifestazione. To say hello. Allora, appongo anche la mia firma perché sono davvero orgoglioso, si capisce poco, sono davvero 08 02 75, avete scoperto anche la mia età, sono orgoglioso di avere la mia firma qua perché è storica. Allora vado a chiedere alle promoter, che brutto termine, alle ragazze, come vi definiscono? Come ti chiami? Paola. Paola e? Enrica. Paola ed Enrica vedono davvero qua una bella cosa, perché questo è il tavolino delle offerte e patadesi e tutti coloro i quali partecipano a questo evento sono molto generosi, perché sappiamo che l'anno scorso avete ottenuto dei risultati davvero sensazionali. Sì, siamo riusciti ad acquistare tramite diverse offerte di tanti paesi comunque che hanno contribuito, non solo di paesi vicini ma anche di tutta la Sardegna. Sono riusciti ad acquistare un'auto che è capace di trasportare e quindi attrezzata per il trasporto dei malati di SLA. Gironzolando qui nel palazzetto gremito di gente, di felicità e di facce allegre, guarda, scusate, questo è un artista di calibro mondiale, Luca Tilocca. Parti, Stefano Di Franco. Guardate, sei tu che sei dovunque, ma possibile? Mi hanno invitato in questa bellissima manifestazione. A fare che cosa? Non sei un medico, non sei un esperto di... Dovrò fare il solito omaggio al grande Fabrizio De André e qualche brano di mia composizione, però la cosa più bella è che siamo qui per aiutare delle persone che hanno veramente bisogno, quindi una raccolta di fondi, una cosa concreta, non stiamo parlando di un'esibizione musicale, ma stiamo parlando di qualcosa di concreto, aiutare il prossimo. Narchi banuna limba in su che lumica, Milannaru Maria. Che tu vedi la sballa e ne sigui saluna.